Guardi, io ovviamente volevo fare l'assemblea oggi pomeriggio, ma ammetto che la convocazione è partita un po' troppo tardi e molti parlamentari non riuscivano a rientrare in tempo perché stanno seguendo le amministrative, lo spoglio delle amministrative, quindi abbiamo deciso di spostarla a mercoledì per venire incontro alle esigenze dei parlamentari. Tutti coloro che ho sentito, io stamattina ovviamente ho sentito tutti coloro che un po' rappresentano le anime del movimento, da Beppe Grillo a Davide Casaleggio a Roberto Fico ad Alessandro Di Battista, nessuno ha chiesto le mie dimissioni. Si vince insieme, si perde insieme e tutti siamo d'accordo che il movimento deve organizzarsi o riorganizzarsi internamente, deve essere in grado di rafforzare ancora di più la propria identità. Ma nessuno ne ha fatto una questione di teste da saltare, bensì di nuovo sprint da dare ad un movimento che deve raccontare, tra le altre cose, la visione del paese a 10 anni, molto meglio, e poi ascoltare. Io non vengo già a dirvi quali sono le cose che dobbiamo cambiare, altrimenti peccherei di semplicemente superficialità perché non sto ascoltando il movimento. Quindi nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, come vi ho detto, ascolterò i territori, faremo l'assemblea mercoledì, vedremo i parlamentari che cosa avranno da dire, giustamente, e il mio obiettivo è fare in modo che il Movimento 5 Stelle possa rappresentare sempre un'alternativa ai vecchi partiti italiani, ma soprattutto ad alcuni comportamenti politici che per noi restano inaccettabili, al di là del verdetto delle europee, perché queste sono elezioni europee. Grazie.